È fallito il tentativo di incendio doloso sulle alture delle Pizzorne, nel comune di Capannori, dove la Digos della Questura di Lucca, assieme al personale della Polizia Scientifica, è intervenuta in seguito alla segnalazione da parte di alcuni addetti ai lavori della presenza di alcune bottiglie in plastica contenenti liquido di colore giallo ed una sorta di innesco tenuto insieme da nastro adesivo e costituito da diavoline e fiammiferi, dai quali fuoriusciva un pezzo di zampirone solo parzialmente combusto. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto il congegno incendiario posto alla base del traliccio. Il sopralluogo ha portato inoltre al rinvenimento di un altro dispositivo del medesimo tipo nei pressi di un secondo ripetitore poco distante e protetto da una recinzione, risultata tagliata. In entrambi i casi, ha spiegato la polizia in una nota, non si è sviluppato alcun incendio, mentre sempre nelle vicinanze, su una cabina elettrica, è stata rilevata la presenza di una scritta con riferimento all'anarchico Alfredo Cospito.